Ok, ragazzi, risolto al volo, era una stupidata. Era semplicemente che c'è anche questo. E avevo sbagliato a selezionare. Quello giusto è persistence context singolare. Quindi andiamo avanti, private entity manager, entity manager. Come vedete adesso torna tutto. Ok. Preciso. Quindi, avendo creato questo, diciamo che abbiamo un AJB che parte non appena parte il server startup. È soltanto un trucchettino per vedere se eseguendo la query, di fatto verrà generata una tabella vuota, ma verrà generata, ok? Perché questo Entity Manager si occupa di andare a eseguire la query che riguarda la tabella user di fatto, perché la nostra, ricordiamoci che c'è un'associazione diretta tra le entità e gli schemi del nostro database. Quindi, per forza di cose, se tutto funziona, la tabella deve essere costruita. Ok? Quindi proviamo, se non ho dimenticato nulla, a fare un redeploy e vediamo se funziona. Ok, deploy successfully. Proviamo a fare un aggiornamento. Come vedete è comparso. Eccola qui. Quindi vedete abbiamo una tabella vuota, no data available. Tuttavia la query funziona. Quindi di fatto tra AJB e lato database abbiamo effettivamente creato un collegamento che funzioni, un collegamento valido. Ok? Quindi andiamo avanti nel nostro video, che tra l'altro questo è stato il nostro problema più grosso l'altro giorno. Avevamo dimenticato, vi ricordate quello su cui ho insistito? State attenti a mettere il nome JDBC slash Travel Dream scritto correttamente, perché per una vocale dimenticata lì ci abbiamo perso 2 ore, perché non te lo segnala in nessun modo. E fidatevi che è stato, cioè, l'abbiamo trovato per caso, di fatto che era quello, che l'errore era incomprensibile. Ah, vediamo un po'. In teoria adesso la parte inferiore è completata. Dovremmo di fatto andare a mettere in ordine quella che è la parte più verso l'utente, quindi la parte web. Ok? Allora, detto questo, simpatico perché è ricominciato benissimo, proprio dove ero arrivato. Ecco, come vedete qua c'è tutto. Vedete questo errore qua? Ve lo ingrandisco. Ti dava, se fate un errore su quella roba là, ti dà un errore che è incomprensibile. Invalid resource PM, non si sa perché accodi quel PM. Di fatto ci abbiamo messo una vita, ragazzi, potete capire. Ok, dobbiamo andare avanti un bel po', però mi sa qui, perché tanto non avevamo fatto nulla di rilevante. Abbiamo tentato di modificare 8000 cose. Come vedete l'errore si ripresentava sempre. Sempre uguale. Siamo andati anche a rivedere dalle cose di Migliarina se c'era qualche cosa che potessimo aver sbagliato nella configurazione del Glassfish. Le abbiamo provate tutte e alla fine era una vocale. Come vedete siamo già 1 ora e 6 senza aver risolto. Vediamo quanto ci abbiamo messo alla fine.
Eccolo qua. Quella lì è la correzione, quindi un'ora e mezza ci abbiamo messo per la precisione. Andiamo a vedere dove era. Eccolo qua. Corretto questo, funzionava. Quindi noi siamo arrivati qui nella nostra configurazione. Vediamo di procedere oltre. E se non erro, di procedere oltre, tra virgolette, abbiamo poco da fare. Facendo un rapido riassunto, ci manca di impostare le JSF lato web, perché come vedete non c'è ancora la struttura delle JSF, si vede anche in questo qui che avevamo creato là in ufficio. Avremo bisogno dunque del facetsconfig.xml, file che tra l'altro poi, come vedremo, potrà essere usato per definire anche la navigazione. Ragazzi, solo datemi un attimo, giusto per vedere, perché non vorrei farvi sbagliare alla fine e sbagliare io stesso alla fine. Quindi abbiate pazienza per i minuti che mancano. Ma Media Player è questa la velocità rapida. Per questo ho voluto rifarveli, perché mandarvi lo screencast di quella volta lì erano tipo 10 ore in cui metà del tempo c'era lo schermo che rimaneva uguale, come potete vedere. Però a sta parte, anche andando veloce, dovete sorbirvela. Ok, nel WebXML andremo a definire probabilmente la home, cancelleremo index.jsp e metteremo un XHTML. Vediamo un po' che cosa faceva nell'ordine qui. No. Ok, eccolo qua. Andiamo ad aggiungere JSF. Fermiamo, andiamo a farlo subito. Vedete che creerà il faces config. Andiamo a farlo immediatamente. Allora, dobbiamo fare altro che file project structure di nuovo, andare sulla parte web, aggiunta del modulo JSF. Lasciamolo caricare, ti dirà download, ok. Eccolo qua. Se vi domanda questa cosa, fate add, non fate replace. Non so perché nel video non me l'aveva chiesto e infatti ho avuto un po' di problemi dopo, ma qui ragazzi fate add se ve lo chiede. Se ve lo chiede siete fortunati, perché vuol dire che avete praticamente finito la configurazione. Fatelo scaricare e poi ci siamo. Probabilmente perché in quello che avevo fatto là in ufficio avevamo saltato qualche passaggio, ok? E di fatto, saltando qualche passaggio, probabilmente dopo ho dovuto di fatto rimportare a mano, per far funzionare quello là, rimportare a mano tutte le librerie di Glassfish. Ok? Che è un po' una stupidata, perché alla fine, se l'abbiamo impostato correttamente all'inizio, dovrebbe chiedervelo, e perché i riferimenti dovrebbe averli di già. Quindi qui andiamo a fare semplicemente un add moyarra 1.2 to the artifact. L'errore scompare. Apply. Ok. Perfetto. Quindi andiamo avanti. E non voglio dire cantare vittoria troppo presto, ma se non sbaglio, qua la configurazione è finita. Andiamo a controllare, avanziamo veloce, per modo di dire, e andiamo a vedere che cosa succede.
faces config. Non succede assolutamente nulla. Aspettate, aspettate, aspettate. Ok. Sono andato a creare di fatto dentro web webinf. Ok, questo è quello che quando avete scaricato JSF vi ha aggiunto questo faces config XML. Di fatto di questa index.jsp non ce ne frega niente. La cancelliamo. Facciamo qua sul web interno create JSF facelets, chiamiamola pure registration punto xhtml. Ok, questa vi verrà aggiunta, sarà la vostra pagina di registrazione. Dentro al faces config grosso modo serve per definire la navigazione, quindi possiamo anche evitare di compilarlo ora. Nel web XML andiamo a mettergli welcome file list, ve lo crea lui, vedete autocompleta, e gli mettete addirittura il registration, qua non so se è autocompleta, no, infatti. Registration.xhtml. Ok, e anche il web è finito. Ora andremo a compilare all'interno dell'XHTML una forma un po' decente, giusto per vedere se si visualizza qualcosa. Creeremo il nostro managed bin e andremo a completare il tutto. Vediamo, scusate, fatemi vedere come vanno i caricamenti su YouTube. A rilento. A rilentissimo. Vabbè, pace. Spero ve li metta sul prima possibile. Andiamo avanti veloce, che questo qui è giusto per vedere di non aver fatto altre impostazioni, perché sennò poi la pagina la costruiamo anche subito a occhio al momento. Chissà cosa stavo facendo. Ah, probabilmente avevo aperto Eclipse per copiarmi il codice dell'altra volta. Ah, mi sa che di configurazione non c'è più nulla, sinceramente. Quindi adesso, se appena finisce qua, andiamo a creare una bella pagina di registrazione col form di login, e vediamo di completare questa guida alla configurazione.
Poi stasera, ragazzi, mi guarderò Git un attimo, vedere come posso fare per condividervi le cose che faccio. Così magari mentre voi fate la configurazione io metto giù qualcosina e tipo con i DTO per far vedere bene come funzionano. Perché tipo penso che tu, Ale, non abbia ancora provato. E in questo modo possiamo recuperare un po' tutto il tempo e avvantaggiarci un po'. Quasi finito questa tortura. Ah, dai, qua non faccio più niente. Ok, ragazzi, possiamo andare a fare qualcosa di attivo. Quindi prendiamo questo registration, c'era un bel output label, lo cancelliamo. Ricordatevi che dovete includere, se volete passare qualche parametro, dovete includere i parametri da passare il bottone all'interno di una form, se no non vi invia nulla, vi rimane nella stessa pagina e non fa niente. Creiamo un input text, facciamolo in stile miglierina, quindi gli assegniamo tipo un value, sarebbe da fare tramite injection, no? Qui ci sarebbe id tipo username, no no era email, però il value chiaramente lo dobbiamo assegnare tramite injection, quindi andiamo in src e creiamo una nuova Java class che chiamiamo registration managed bean. Facciamo l'injection managed bean. Come detto, facciamo l'injection delle JB. Chiaramente lo vedremo tramite interfaccia. Quindi dovremo dichiarare un private registration. Ok, registration. Dopodiché, che cosa ci serve? Che cosa dobbiamo passare? Cioè, che cosa compare all'interno della pagina XHTML? Sicuramente una private string email ed una private string password. Ok, quindi qua andiamo a inserire generate getter and setter, selezioniamo questi due e dopodiché ci vorrà un metodo public e die void insert o register, che è più bello, senza parametri, perché non dovrà passarglieli tramite quel metodo. Questo sarà la pressione del bottone. In pratica la nostra pagina dovrà continuamente mappare i suoi valori con quelli tramite i getter e i setter che sono propri del managed bean. Quando viene chiamata la register tramite il bottone, non si dovrà fare altro che andare a chiamare il registration, quindi il riferimento tramite interfaccia all'Enterprise Java Bean punto register, e qui gli mettiamo email e password contenuti qui. Ok? Se non ho sbagliato, il managed bean è finito. Dopodiché qua a questo punto dobbiamo dire il campo email, diciamo che me lo devi mappare su che cosa? Su, mi sono dimenticato qualcosa, come avete visto. Dobbiamo dargli un nome. Managed bean lo chiamiamo, se no non abbiamo il riferimento. Name uguale registration. Se no chiamiamolo proprio registration managed bean, esattamente come la sua classe. Tanto ce lo genera lui, quindi registration managed bean punto. Questo sarà punto email.
E chiudiamo. Ci serve scrivere niente, quindi possiamo anche chiudere semplicemente così. Mettiamo anche un altro input text. Questa volta avremo la password. Qui sarà punto password. Poi ci sarà un due punti input text command button che avrà come value la scritta che compare nel bottone register e come action avrà, che qua dobbiamo fare riferimento al managed bin, avrà registration managed bin.register. Chiudiamo. Ok. Possiamo provarlo. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. Redeploy. Ok, deploy took. Andiamo di qua. Quindi ricordatevi che non è semplicemente localhost 8080, ma pubblica su localhost 8080 web web per come l'abbiamo impostato. Ecco la nostra interfaccia, magari tra poco dico ecco il nostro errore. Se io mi metto Federico password ciao register. Ok, ha fatto un refresh della pagina. Quindi potrebbe essere andato a buon fine. Però per averne una conferma dobbiamo senza dubbio andare a vedere qui. Fare un refresh e non è andato bene, ragazzi. Quindi, perché non è andato bene? Perché io sono un babbo e qua non ho modificato nulla. Ho fatto riferimento al registration bin, che ha un metodo register, che però non fa niente. Ma poi questo va corretto anche perché non è più un singleton, non è più uno startup, è semplicemente uno stateless. Quindi tutti questi che non servono più, togliamoli. È uno stateless che cosa fa? Farà entityManager.persist quando dovete mettere qualcosa nel database. New user dovrà creare un nuovo utente. E qua il new user che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe prendere la domanda, ragazzi. Per andare a scrivergli le cose, la cosa vabbè, lasciamolo così per ora. Come vedete qua string email e password, no? Quindi facciamo la soluzione brutta mettendo il costruttore con email e password. Dopo se riesco vi metto su come funzionano bene i DTO, quindi non faremo altro che passare un oggetto e quindi creeremo un costruttore basato su un oggetto che contiene tutti i dati dell'utente, no? In questo modo diventa più pulita la cosa, però per ora, giusto per capirci, qua ci vorranno email e password. Dopodiché dovremo andare nello user a fargli un costruttore. Sia il costruttore vuoto perché ragazzi vi serve, se no scazza. Tutte le entity vogliono anche il costruttore vuoto, quindi public user, se dovete definire un altro costruttore dovrete ricopiare quello vuoto. Altrimenti abbiamo detto, creiamo la nostra versione del costruttore che sarà public user, prenderà string email, string password e non farà altro che dire this.email è uguale a email, this.password è uguale a password. Ok? Tornando di qua vengono tolti gli errori, proviamo di nuovo. Vediamo un po'. Vediamo.
andiamo a vedere stavolta all'interno del database. Eccolo qua. Abbiamo fatto una comunicazione web completa dal web al database. Ragazzi, ditemi se vi funziona tutto, poi vi faccio anche vedere come si ripescano dall'altra parte, così avete proprio la panoramica totale. Spero che vi funzioni tutto, mecchisti che non siete altro. Se no, buttate via i vostri Mac e compratevi un PC con Windows, cosa vi devo dire. Vabbè, ciao ragazzi.